Salve, quest'oggi mostriamo un altro dei tesori archivistici dell'Istituto di Storia e Arte dell'Azio Meridionale, l'archivio della famiglia Ambrosi De Magistris. È un archivio non inventariato che noi abbiamo ricevuto per donazione della famiglia Ambrosi De Magistris, oggi residente a Napoli, e che comprende alcuni nuclei importanti al suo interno. La famiglia Ambrosi De Magistris è una delle famiglie illustri, come si dice solitamente, della città di Anagni. È il prodotto della fusione di due precedenti famiglie, di Ambrosi e De Magistris, e ha avuto al suo interno almeno due esponenti importanti della cultura locale cittadina. Alessandro De Magistris, sacerdote, canonico della cattedrale, canonico teologo, autore della prima storia di Anagni e della sua sacra basilica, come legge del titolo, e poi l'altro storico di Anagni, Raffaele Ambrosi De Magistris, vissuto nella seconda metà dell'Ottocento, fine primi del Novecento, che ha scritto la prima storia scientifica della città di Anagni. È un archivio familiare, c'è documentazione che risale ai personaggi di questa famiglia, ma c'è anche documentazione della famiglia stessa. Il nucleo fondamentale sono le carte di Giovanni Ambrosi De Magistris, che è stato a lungo tempo segretario del comune di Anagni, padre di Raffaele e di un'altra decina di figlioli, che proprio per il suo ruolo di segretario comunale è stato un personaggio importante dell'organizzazione pubblica comunale cittadina. E i riflessi di questa sua attività ci sono anche nell'archivio, che ci sono alcuni documenti che appunto ricordano questa vita. Ma a fianco a questo c'è anche un'altra attività che Giovanni svolgeva. Giovanni Ambrosi era anche amministratore dei beni della famiglia Colonna a Sgurgola, un'attività imprenditoriale che lui svolgeva all'atere della sua attività di segretario comunale. Ma andiamo con ordine. Il primo nucleo importante sono le carte di Alessandro De Magistris, come abbiamo detto, vissuto nel Settecento, canonico teologo della cattedrale, autore della storia, e qui dentro noi abbiamo soprattutto il materiale della sua attività di sacerdote. Come teologo era anche predicatore, e quindi qui abbiamo alcuni documenti come questo quaresimale. Questo quaresimale, cioè dove sono raccolte le prediche che ogni quaresima il nostro teologo doveva tenere in cattedrale. Abbiamo poi, tra i più antichi documenti, una serie di atti notarili della famiglia. Qui abbiamo dei capitoli matrimoniali che risalgono al 1684, e poi abbiamo altra documentazione sempre del passato. Come questo manoscritto, rilegato come potete vedere con un foglio di pergamena tratto da un libro musicale del Medioevo, qui vedete la notazione neumatica e con il quadricordo, non c'è il pentagramma, e all'interno noi abbiamo una serie di annotazioni teologiche su alcuni aspetti, per esempio questo che abbiamo messo in mostra. Parla dell'ezio, cioè del commercio sostanzialmente. Nello stesso archivio poi abbiamo documentazioni che riguarda la famiglia, che non è una famiglia ristretta ad Anagni. C'è stato un matrimonio nel Settecento con una donna di Palestrina, e qui abbiamo tutta la questione relativa alla presenza della famiglia, di questa famiglia a Palestrina. Qui c'è la questione per un banco in Santa Capua di Palestrina 1677-1797. Essendo archivio familiare, esso contiene non solo tutta la corrispondenza. Qui c'è un sistema originale di conservazione, si vede male, ma c'è un sistema originale di conservazione. Ognuno di questi rettangoli contiene un numero e il contenuto di una delle lettere che veniva conservato in questo contenitore. Ma oltre alla corrispondenza, noi abbiamo anche quello che è diventato poi qualcosa di originale nelle famiglie. Queste erano famiglie fortemente cattoliche, e qui abbiamo una serie di incisioni
che riguardano San Magno, produttore dei nani. Questa è nota perché è quella allegata al volume sulla devozione a San Magno del Settecento, con gli atti della vita di San Magno. Queste sono incisioni che venivano collezionate perché erano cose devote, e insieme a queste altre, queste riguardano santi, vari santi. Questa è la Madonna che si vede a San Lorenzo in Lucina, e qui ecco la Madonna del Buon Consiglio, che poi è stata il culto che è stato poi portato in Anagni. E qui abbiamo altri episodi . Questa è una delle prime incisioni a colori, inchiostrata a colori, e altri come il venerabile Gaspare del Bufalo e la Madonna del Buon Consiglio con un piccolo sonetto ad essa dedicato. Ma oltre a questo noi abbiamo anche altri aspetti interessanti che negli archivi familiari si conservano e si tengono. Per esempio una rivista, l'Album di Roma, che era una rivista settimanale a cui erano abbonati tanti, che poi veniva rilegata a fine anno. E poi alcune cose curiose: la Zingarelli indovina per le stazioni di Livorno del 30 dicembre 1848, oppure Ortensia e Caterina, fatto successo tra Pesce e Pistoia. Vedete, sono dei versi che erano quelli poi cantati dai sornellatori che andavano in giro per i campi. E qui e poi abbiamo anche il ritratto di un amministratore apostolico di Anagni. Questo è stato incaricato di tenere, era un sacerdote romano, Muccioli, canonico romano, che è stato incaricato di amministrare la diocesi di Anagni per un certo periodo. Ecco, un sistema, questo qui, di ritrattistica ottocentesca piuttosto difficile. Nell'ultima serie di documenti abbiamo invece documentazioni di tipo questa è una rivista, il Don Pirlone, un altro giornale che era diffuso a Roma, siamo nel 48-49, nel proprio periodo della Repubblica Romana. Don Pirlone era molto noto. E poi abbiamo documentazione familiare. Gli Ambrosi De Magistris hanno aderito alla Banca Popolare Agricola di Anagni, una delle banche, uno degli istituti bancari che venne fondata da Anagni e poi chiuse verso la fine dell'Ottocento. Qui c'era la chiesa dello statuto, e qui c'è tutta la documentazione relativa alla loro adesione, e poi altri documenti che riguardano . Questo è molto importante, sono gli statuti del circolo Anagnino del 1848, il circolo dove si radunava l'intelligenza anagnina per discutere le questioni odierne, e questo è stato, diciamo, un covo di liberali e di patrioti che, come sappiamo, hanno avuto un ruolo molto importante nel 48-49 anche a livello centrale. E in ultimo, ovviamente questa è soltanto una piccola parte rappresentativa dell'archivio, documentazione dell'attività economica della famiglia, gli affitti che appunto Giovanni Ambrosi De Magistris teneva dei beni della famiglia Colonna Sgurgo, e altre attività economiche che essi svolgevano.